tutti che Cronoclaster, oggi Cronoclaster qui su The Evil Within, un gioco horror che non so neanche io perché cazzo sto giocando. Piccola premessa prima di iniziare. Facciamo il sport perché io so già che muoio subito di infarto. Piccola premessa prima di iniziare a giocare. Io non ho mai giocato a un horror. L'unica cosa più horror che abbia mai giocato è stato... Beyond. E quindi capite benissimo il mio livello di horror. Merda. Ora rido ancora, però tra poco. A tutte le unità 1199 serve copertura codice 3D, commenta l'ospita. 184 ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 184. Mi piace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave, una rivolta. Hanno chiamato prima che mi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, rispondete. Joseph. Pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione, non siamo così schierati sulle unità. Qualcuno mi... Oh, cazzo! Cristo! Non si capisce un cazzo. È una giornata buia e tempestosa, tra l'altro. Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Cosa c'è da capire? Omicidio, punto basta, posso andare a casa. Vi prego, era finito il mio turno. No, eh? No. Quindi attaccano le mosche, no? Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale a Giovanni. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. No, non dobbiamo. Dovete, io me ne vado a casa. Io devo smontare adesso. Poi oggi anche è una giornata abbastanza buia. Capitolo 1, chiamata d'emergenza. Boh, per ora non è horror. 5 minuti dopo di gameplay. Però ci sono le mosche, no? Io mi distro. Però bello l'effetto della pioggia, come se fosse una telecamera. Io gli sparo con la mosca. Lo fa apposta. Odore di sangue. Bene, stiamo allerta. Sherlock! Ci sono dei morti? C'è del sangue? Qui andiamo a controllare, sono. Non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Con una coperta. Lei prese bacon? No, bacon. Vabbè, facciamo finta che non ci sia là e adesso... No, aspetta, bacon si scrive qua. Non me ne frega un cazzo, ora voglio il mio bacon. Sentito qualcosa? Ciao, sei veramente molto bello. Il rosso ti dona. C'è uno. Non ti avvicinare. È un gioco horror, più che ovvio che prenderà. È ferito. Cosa è successo? Non può essere. Impossibile. Rovik è... Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Ok.
Perché ho l'impressione che quando mi girerò succederà qualcosa di brutto. Così sono... Cosa? Ma che diavolo? Spike... No, aspetta, come che... Flash! Cosa? Oh, merda! Sei morto! Che bell'inizio! Non in prima persona! Ti prego, tutto tranne la prima persona di merda. Cioè, tutto no, cioè c'è anche il limite anche alla terza persona, ma... Qualcuno vuole un po' di carne? Puoi smetterla, dai fastidio! Tu non vuoi giocare a scacchi, vero? Vero. Perché mi dovrei... Cosa cazzo sto facendo? Un maiale. Non posso fare niente? Sei serio? Poi si attivano i comandi vocali. Ah, ecco. Quando è girato, ovviamente, noi facciamo gli stronzi. Vogliamo arrivare al coltello, credo. Bella mira. Vuoi arrivarci? Oh, ce l'hai fatta. Finirà malissimo. Cioè, già iniziato malissimo, onestamente. Devo fare stealth o devo ammazzarlo? Che schifo, ma che cazzo? Uè, macellaio Matt! Voi non lo sapete, ma io sono tesissimo. Mi ha beccato? Sì. No, non farlo. Sei una cattiva persona. Ah! Quella ha fatto male. Leggermente. Grazie al cazzo. Spero che avete letto il consiglio. Quasi quasi io direi che per sta parte è tutto. Cioè, voglio dire, non ho ancora fatto un caspio, ma... Scusi, sono un cliente insoddisfatto. Non c'era abbastanza carne nel mio panino. Ok, non dovrei scherzare così.